vedete, si tratta di una favola africana intitolata Il leone e il colibrì. Il leone, beh, è il re della foresta, e il colibrì è un uccellino molto piccolo e con un metabolismo rapidissimo. Cosa succede in questa favola africana? Evidentemente i due animali entreranno in contatto e succederà qualche cosa che un pochino mostrerà un atteggiamento esemplare da parte di uno dei protagonisti nei confronti degli altri animali della foresta. Durante un terribile incendio nella foresta, tutti gli animali scapparono, compreso il leone, quindi scappa anche il re della foresta quando la foresta brucia. Solo un colibrì volava coraggiosamente verso le fiamme. Il leone, re della foresta, chiese al piccolo volatile perché si dirigesse con tanto impegno verso l'incendio. Il colibrì rispose che andava là proprio per spegnerlo. Quindi il leone, che è il re degli altri animali, il re indiscusso della foresta, chiede come mai questo uccellino così piccolino, così evidentemente in teoria impotente, a fare qualcosa per estinguere l'incendio, e riceve appunto come risposta alla sua domanda: cosa stai andando a fare? Vado a spegnere l'incendio. È impossibile domare fiamme così vaste con la goccia che porti nel tuo becco, perché l'unico contenitore che il colibrì ha a disposizione è il suo piccolo becco, che è piccolo perché si tratta di un uccello molto. Gli fece notare il leone, cioè il leone giustamente gli dice: è inutile che te ti rechi a fare qualcosa perché la quantità di liquido che puoi portare nel tuo becco è inutile per risolvere il problema. Al leone il colibrì rispose: io faccio la mia parte, che è una risposta di quelle proprio, una risposta al top, una risposta di quelle che ti lasciano zitto, perché dice: io nel mio piccolo faccio quello che posso, quindi posso estinguere pochissimo con la goccia che porto, ma intanto la porto. Ora, come vedete, si tratta di una favola che è brevissima, ma contiene una morale implicita, perché non è scritta, la favola finisce così, strepitosa, che è forse la morale alla base di tutti gli atteggiamenti civili, tutti gli atteggiamenti importanti in una società. Cioè, io do il mio piccolo contributo, perché se io do il mio piccolo contributo e tutti facessero come me, l'incendio sarebbe spento. Diceva Gandhi, grande statista indiano in età recente, diceva: sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Come dire che se te fai qualcosa di positivo nel mondo, il mondo inizierà già a cambiare, perché se tutti fanno un piccolo cambiamento positivo, alla fine un grande cambiamento positivo avverrà nel mondo. Quindi non si dovrebbe rinunciare, perché a cosa serve che io non butti per terra una cartaccia, tanto il mondo è sporco lo stesso? Ma se io comincio a renderlo un po' meno sporco per quello che è mio potere, il mondo inizierà immediatamente a essere un problema, e se lo fanno tutti diventerà molto meglio. È una bella favola, no? Una bella favola con una morale.